Dottor Giulio Tarro, la sua esperienza passa attraverso varie emergenze sanitarie. Lei sta sostenendo che in estate non avremo particolari problemi di coronavirus, perché? Io penso che siamo in un momento decisivo per questo aspetto perché l'epidemia finalmente ha fatto il suo plateau, finalmente diciamo, i casi sono diminuiti in Lombardia, addirittura zero a Napoli ieri, e quindi è un momento di passare per così dire alla famosa seconda fase con la ripresa non solo della salute per tutti, l'aria aperta, il sole, la luce, quello che segue, ma soprattutto ho la possibilità anche della ripresa dell'economia da tutti ovviamente attesa. Ci sono delle notizie importanti che riguardano soprattutto la possibilità di utilizzare l'immunoterapia, nel senso gli anticorpi che sono si sono formati nei guariti per intervenire come sieroterapia nei soggetti che stanno in situazione critica, prima che siano attaccati al respiratore, ma anche quando sono attaccati al respiratore, perché l'esperienza dei colleghi cinesi ha dimostrato che è possibile addirittura tirare il virus in 48 ore con questo tipo di terapia. D'altra parte, sappiamo bene che in attesa di un vaccino che ci vorrà, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 18 mesi, il vaccino poi ha come funzione di fare produrre gli anticorpi ai soggetti che vengono ovviamente trattati col vaccino, e gli anticorpi sono quelli che attualmente sono fortunatamente presenti per l'infezione naturale, quindi possono essere già da adesso utilizzati per guarire i soggetti più gravi. Senta, lei appunto ha citato la questione del vaccino e va un po' controcorrente alle tesi dei suoi colleghi. Ma innanzitutto il vaccino non c'è, il vaccino bisogna produrlo e bisogna poi utilizzarlo dopo le prove di sicurezza, e quindi diciamo, è inutile che parliamo di qualcosa che deve essere ancora prodotto. E quindi è normale che ci dobbiamo avvalere di quello che abbiamo a portata di mano. E siccome la sieroterapia ormai ha fatto la sua efficacia dimostrata non solo in Cina, ma anche ormai altrove, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia, penso che è inutile, diciamo, non utilizzare chiaramente questa situazione che eventualmente sarebbe addirittura non etica non farlo. È stato fatto un adeguato numero di tamponi? Serve un campione rappresentativo? Il problema principale è stato proprio quello dei tamponi. Se noi ci paragoniamo alla Corea del Sud, in cui c'è stato, per così dire, il tampone a go-go, e quindi tutti potevano avere accesso al tampone, e quindi c'è stato un diverso andamento dell'epidemia, tant'è vero che è iniziata subito la cosiddetta curva discendente, la famosa curva gaussiana, diciamo, che si fa in questi casi. Ebbene, noi abbiamo avuto purtroppo un iniziale accrescimento esponenziale, e solo diciamo dalla fine di marzo in poi c'è stato questo plateau che ci ha portato finalmente oggi a poter dire che si sono di lunga ridotti i nuovi contagiati, e soprattutto quello che è importante è che sono aumentati di gran lunga quelli che sono dimessi dall'ospedale guariti. Senta, la curva dei contagiati e dei decessi sta scendendo, ma non è netta. Perché questo? Diciamo pure che ci sono molti contagiati che quindi eventualmente proprio dall'entrata fino adesso ancora di nuovi contagiati, è ovvio che questo comporta le famose 2 settimane che sono praticamente indispensabili, e poi eventualmente anche per un azzeramento, per così dire, della positività. E quello che è più importante è la produzione di anticorpi, ci vogliono dei tempi necessari. Oggi la malattia si svolge l'80% in maniera abbastanza, per così dire,
mite, però ci sono le fasi di criticità, che sono quelle chiaramente a cui bisogna dare più attenzione, che sono circa il 5%. Manca poco alla fine del lockdown, lei cosa si sente di consigliare al governo? Cosa consiglierebbe da amici e parenti? Ma io penso che sia una cosa abbastanza, come dire, di buon senso. Ovviamente, per così dire, c'era la riapertura per i tempi, diciamo, tecnici che si sono previsti. Noi abbiamo forse anche esagerato un po' più delle altre nazioni, che d'altra parte non sono più blindate, quindi sono tutte già in seconda fase, per cui non vedo il motivo per cui noi non dobbiamo seguire quello che è stato già fatto e soprattutto efficacemente concluso. In Cina la epidemia è finita e soltanto i nuovi casi sono quelli che vengono da fuori Cina. Senta, la Campania come ha reagito alla diffusione del virus? Ma la Campania ha risposto, diciamo, molto oltre, per così dire, le previsioni, che chissà perché erano negative, considerando che la Campania, diciamo, è stata sempre una regione, per non dire un regno, sempre di grande cultura, e soprattutto in occasione di epidemie come questa hanno avuto un passato recente, senza andare, per così dire, troppo lontano negli anni, ma dal 73 e in poi col colera ha già dimostrato questa capacità di organizzarsi e di andarsi a vaccinare senza saltare, per così dire, i mercati per il cibo e cose varie. E poi abbiamo avuto il male oscuro dei bambini di 1 e 2 anni, che praticamente colpivano molto questa situazione, più del colera, in quanto abbiamo avuto 80 morti, e quindi bambini rispetto ai 26, per così dire, del colera. E poi abbiamo avuto l'inizio dell'AIDS, le salmonellosi, in questo ultimo decennio sia l'aviaria che la suina, che la Campania al primo posto per numero, ma perché era in grado di fare la diagnosi del virus influenzale rispetto ad altre parti in cui eventualmente non c'è questa possibilità. Perciò io penso che la Campania nel momento attuale di questa epidemia risulta talmente bene che proprio ieri a Napoli, diciamo, non c'è stato nessun nuovo caso. Come si convive con il virus? Il virus, diciamo, si sarebbe convenuto come un'epidemia influenzale. Si è convissuto male perché ci sono stati in continui, per così dire, bollettini da guerra che hanno stressato molto gli ascoltatori, e quindi eventualmente affrontare serenamente un'epidemia del genere, in cui non dimentichiamoci che gli stress purtroppo vanno a ridurre lo stato immunitario, e quindi in un certo senso addirittura potrebbero facilitare l'entrata del virus, per non parlare appunto dell'aspetto ovviamente psicologico, che anche quello potrebbe essere minato. Senta, come commenta le polemiche che ci sono state, che l'hanno anche coinvolta, con il collega Burioni? Ma non vedo polemiche, nel senso che per un cosiddetto collega che il 2 febbraio diceva che non ci sarebbe stato nessun caso in Italia, mettiamo punto a questo. Basta. Grazie, dottore, del suo intervento.